Buonasera a tutti i telespettatori di Lente in Ingrandimento e buonasera al sindaco di Napoli Luigi De Magistris in collegamento con noi da Palazzo San Giacomo. Salve sindaco, buonasera. Buonasera a voi. Allora, in collegamento perché oggi c'è stata la seduta del Consiglio Comunale da poco terminata, quindi per motivi tecnici il sindaco non è in studio qui con noi, tornerà in studio naturalmente la prossima settimana. Per tranquillizzare questo lo dico ai nostri tanti telespettatori. Allora sindaco, entriamo subito nel vivo, com'è andata questa seduta del Consiglio Comunale? Bene, bene. Sono molto soddisfatto perché insomma il momento non è facile, la maggioranza politica originaria del 2016 non è la stessa, però sono molto contento che il nocciolo duro della maggioranza ha tenuto e in più abbiamo avuto anche alcuni consiglieri dell'opposizione che hanno mostrato un grande senso di responsabilità. Questo è il clima che a me piace da sindaco e da napoletano, perché in tempi di pandemia, in tempi così difficili per il nostro paese, per le nostre città, bisogna trovare più le ragioni che ci uniscono rispetto a quelle che ci dividono. Poi c'è una parte dell'opposizione che invece ha fatto di tutto, davvero ai limiti della correttezza istituzionale, per far cadere il Consiglio e portare un funzionario, un burocrate a Palazzo San Giacomo. Questi consiglieri, a mio avviso, pur nella legittimità del loro operato, politicamente vanno tenuti, a mio avviso, come considerati come responsabili di chi non ha per nulla a cuore la città, ma pensa solamente al proprio tornaconto personale. Quindi è bene che ogni napoletano sappia chi in questo momento sta lavorando per la città e chi sta pensando solamente al proprio partito o peggio ancora al proprio orticello personale. Lei aveva richiamato tutti i consiglieri ad una grande responsabilità dopo che qualche settimana fa saltò il Consiglio Comunale per mancanza di numero legale, Consiglio Comunale che era importante per approvare una delibera che prevedeva l'assunzione di maestre per assistere i bambini disabili, che sappiamo essere stati messi a dura prova dal lockdown. Quindi questo scatto di responsabilità c'è stato, insomma, in linea di massima. Ma quello avevamo già sopperito noi, ponendo rimedio all'irresponsabilità di taluni consiglieri. Oggi, tra l'altro, c'erano pure delibere importanti che sono prodromiche per l'approvazione del bilancio. Io credo che noi domani in giunta approveremo il bilancio di previsione e porteremo nel mese di ottobre in Consiglio Comunale. E per il bilancio e per il futuro dei prossimi 8 mesi di consiliatura io intendo svolgere un lavoro politico e istituzionale di grande dialogo con i consiglieri, con la maggioranza e ovviamente anche con quella parte dell'opposizione che è costruttiva, che non sta in maggioranza, ma è che è costruttiva, che è esattamente quello che io ho chiesto. Chi invece è semplicemente distruttivo attenda le prossime elezioni e si presenta come coloro i quali che non hanno fatto altro e solo di lavorare per la caduta del Consiglio Comunale, del governo della città, per pensare al proprio interesse personale, non ponendo mai temi costruttivi all'interesse, all'attenzione della giunta e della città. Torneremo a parlare di politica nel corso della nostra trasmissione, adesso parliamo però di tanti temi che interessano i nostri cittadini. È di oggi la firma di un'ordinanza da parte del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sempre per le norme per quanto riguarda il contenimento del contagio, delibera che veramente provoca un'ulteriore stretta alla normalità della nostra vita, soprattutto per quanto riguarda la movida, le feste, perché non ci potranno essere più festeggiamenti con massimo 20 persone, insomma una stretta
che era d'altra parte nell'aria, visto l'aumento dei contagi e la posizione sempre intransigente del governatore della Campania Vincenzo De Luca, che aveva anche nei giorni scorsi firmato un'altra ordinanza nella quale si prevede l'utilizzo della mascherina all'aperto fino al 4 ottobre, mentre questa nuova ordinanza rimane in vigore fino al 7 ottobre. Ma se posso, io vorrei spostare un po' il tiro, perché adesso forse è venuto il momento che ognuno di noi, io avverto questa responsabilità morale, istituzionale, politica da sindaco, che si faccia un'operazione di verità. Altrimenti si rischia di andare indietro a quella che è la politica che finora non ha prodotto effetti del Presidente De Luca. Perché molti pensano che queste ordinanze abbiano avuto un effetto determinante per la tutela della nostra salute. E io non discuto, perché ci saranno state ordinanze totalmente prive di senso, ordinanze condivisibili, ordinanze ai limiti della schizofrenia, come abbiamo visto nei mesi scorsi sull'asporto, un'ordinanza che pone l'obbligo delle mascherine all'aperto anche quando stai da solo è semplicemente un'idiozia, mentre invece è importante prevedere cose di cui il Presidente ancora non ha fatto. Allora io a questo punto approfitto di telefono, se posso, per chiedere delle spiegazioni al Presidente, che non le dà. Il Presidente ha il dovere e l'obbligo a questo punto di spiegare ai napoletani e ai campani alcune cose che non fa. Noi abbiamo il diritto di sapere perché la città di Napoli e la regione Campania fanno il minor numero di tamponi nel nostro paese. Viaggiamo su una media di 5-6 mila tamponi al giorno su 6 milioni di abitanti. Quindi tra le regioni che fa il minor numero di tamponi e ha il più alto numero di contagi. Perché il Presidente nelle settimane scorse queste cose non le ha cambiate? C'era la campagna elettorale? Perché nei seggi non veniva previsto il prelievo della temperatura e guarda caso a 7 giorni dalle elezioni noi abbiamo avuto il raddoppio dei casi a Napoli e in Campania? Perché non sono stati previsti mappature serologiche, test e tamponi dagli aeroporti alle scuole e nei luoghi maggiormente a rischio? Perché non è stato speso dal fiume di denaro pubblico i poteri speciali che il Presidente ha avuto per creare una rete sanitaria finora efficiente? E invece no, la politica propagandistica del Presidente è ancora una volta, se stiamo in queste condizioni, perché i responsabili sono i cittadini campani della nostra regione. E quindi scarica sull'asporto, scarica sulla mascherina, scarica sui giovani, è finita quest'epoca. Io sono il primo a ritenere che ci vogliono delle ordinanze, ci vogliono le regole, bisogna lavarsi le mani, ci vuole la mascherina, bisogna avere il distanziamento, noi siamo attenti, attenti, però dopo quanto è passato? Marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, sono 7 mesi dall'inizio della pandemia. Noi abbiamo il diritto di sapere perché la situazione è fuori controllo. Noi abbiamo una situazione sanitaria fuori controllo. Persone che chiedono tamponi e tamponi non vengono fatti. Persone a cui vengono fatti i tamponi e non hanno i risultati. Persone che stanno da un mese agli arresti domiciliari, allo sbando totale. Questo ha un nome da un punto di vista politico come responsabile che è il Presidente Luca. Il Presidente Luca ha il dovere di raccontare ai campani perché non vengono fatti i tamponi, perché non viene tutelata la nostra salute in maniera adeguata. Poi faccia tutte le ordinanze che vuole, ma l'intransigenza di De Luca deve essere sulla tutela della salute, non sulla sua propaganda personale, del suo partito e delle persone che dalla mattina alla sera raccontano verità che non esistono. Indubbiamente, sicuramente ci vuole una maggiore attenzione. È pur vero che il governatore della Campania Vincenzo De Luca è stato riconfermato con quasi il 70% di preferenze, quindi è stato premiato dagli elettori. Sindaco, però io le voglio chiedere un altro aspetto che non è meno importante della tutela della salute, che è sicuramente al primo posto, ma in maniera diciamo assolutamente vicina è la situazione economica. Questa nuova ordinanza cosa significherà per alcune categorie, come gli organizzatori di eventi, insomma coloro che fanno matrimoni, battesimi, feste di compleanno, perché la situazione economica è grave, qua si parla di migliaia e migliaia di posti di lavoro a rischio. Una breve premessa, proprio perché è stato rieletto il Presidente della Regione Campania, adesso ha il dovere, è finita la campagna elettorale, il Presidente della Regione ha un dovere morale, giuridico, politico e istituzionale di non nascondere la verità.
Quindi da oggi in poi, quotidianamente, da sindaco di Napoli, io comincerò una battaglia pressante sulla verità, perché io sono assolutamente preoccupato che ci vengano nascosti i dati reali della situazione sanitaria della nostra regione. E questa ordinanza ha solo un obiettivo, quello di considerare colpevoli i cittadini e di distruggere quel poco di economia che si stava riprendendo. Non è in questo modo che si tutela la nostra salute. La nostra salute si tutela nel prevedere e controllare quelle regole necessarie, che sono la mascherina, il distanziamento e l'igiene soprattutto delle mani. Se noi incominciamo un'altra volta a restringere, ho l'impressione che il Presidente sta dichiarando fallimento sulle politiche sanitarie, ormai è evidente, per prepararci a un nuovo lockdown. E questo chiaramente è lo scenario a cui lui si sta preparando e lo sta facendo con le modalità tali da far credere al cittadino che a questo punto si deve svegliare, tutti quanti ci dobbiamo svegliare, che con questa linea noi ci sta accompagnando con la sua incapacità di gestire in questi 5 anni le politiche sanitarie pubbliche della nostra regione alla pandemia totale dal punto di vista sociale, economico e del lavoro, di cui si assume ovviamente in pieno la responsabilità. E visto che è stato rieletto, è giusto che venga scaricata a lui tutta questa responsabilità di cui si deve fare carico, perché ha approfittato del Covid per farsi rieleggere, adesso pensi finalmente alla salute. Non solo quella salute fisica, ma la salute anche sociale, economica e lavorativa dei campani e dei napoletani che fanno parte, ogni tanto è meglio ricordarglielo perché lui si sposta un po' troppo su Salerno, che Napoli è sempre il capoluogo della regione Campania. Intanto, insomma, cresce la preoccupazione intorno all'aumento dei contagi. Oggi in Campania sono 286 a fronte di circa 6.330 tamponi effettuati e purtroppo noi avremo un altro probabilmente impatto sui contagi importanti tra 10-15 giorni con la riapertura delle scuole. Bisogna appunto capire quale sarà poi l'andamento e la curva. Quindi la preoccupazione cresce anche perché cominciano anche a riempirsi gli ospedali e come sappiamo, insomma, da questo punto di vista il problema si pone. Le scuole faccio due considerazioni. La prima, che si sarebbe dovuto prevedere in anticipo la predisposizione di test e tamponi in modo da garantire una rete di prevenzione più forte. In secondo luogo, le scuole mi preoccupano, ma fino a un certo punto, perché nella comunità scolastica si riescono a creare, a prevedere, a far rispettare le regole. Anzi, i nostri insegnanti possono parlare con i ragazzi e farli riflettere sull'importanza dei comportamenti da tenere fuori la scuola. È inutile preoccuparsi di quello che accade in una classe se poi i ragazzi, dopo magari usciti dalla scuola, come accade ogni giorno, stanno, come fisiologico che sia, uno vicino all'altro e uno addosso all'altro. Ecco perché c'è bisogno non di propaganda, non di allarmismo, non di terrorismo, ma di informazione corretta. E la scuola è un luogo straordinario in cui si può fare l'informazione. Quindi è chiaro che ci preoccupa la scuola, ma come ci preoccupano gli ospedali, come ci preoccupano gli uffici pubblici, ogni luogo ci può preoccupare, dalla cosiddetta movida. Quello che possiamo dire ormai con l'esperienza acquisita è che è meglio stare all'aperto che al chiuso. Ecco perché continuo a ritenere che anche in questa ordinanza ci sono alcuni aspetti completamente schizofrenici, perché consentire per esempio alcune cose all'interno dei locali e non consentirle all'esterno vuol dire che nemmeno chi aggiorna i file del Presidente della Regione riesce ad avere consapevolezza che le ordinanze possono anche incidere negativamente sulla tutela della salute individuale e collettiva. Quindi è una situazione veramente preoccupante sia dal punto di vista della tutela della salute dei cittadini, ma anche dal punto di vista economico. Lo sapevamo che era un autunno difficile, ma così come stanno andando le cose, insomma, è ancora più difficile di quanto si prevedesse. Sindaco, a complicare una situazione già di per sé complicata, si è messo anche il maltempo. Maltempo, diciamo, normale per la stagione, perché sappiamo che l'autunno è caratterizzato da queste forti escursioni termiche contemporanee, con vento molto forte, ma ha prodotto danni inenarrabili in città.
E insomma, qui bisogna fare anche un po' di sana autocritica, forse la città non era messa in condizioni ottimali, soprattutto mi riferisco al verde pubblico, insomma, che è veramente in condizioni non buone. Guardi, autocritica la possiamo fare ogni giorno, ma non serve a niente, perché noi siamo perfettamente consapevoli di quello che si deve fare, ma anche di quello che si può fare. Noi facciamo il massimo e anche quando facciamo il massimo ci sono critiche che veramente certe volte mi fanno sorridere. Venerdì, che c'era un'allerta arancione davvero preoccupante. Siccome all'inizio della mattina c'era il sole, si è scatenata sui social l'ironia sul fatto che il sindaco, un po' troppo frettolosamente e con scarso coraggio, aveva chiuso le scuole. A mezzogiorno si è scatenato l'inferno che ricordava lei prima, e forse se non avessimo chiuso le scuole avremmo potuto pure contare qualche morto, ma questi signori che sanno ben pontificare, alla fine che gli frega se muore qualcuno, tanto loro stanno, fanno i leoni da tastiera. Non è che gli interessa più di tanto. Il momento è molto delicato. Noi sappiamo perfettamente che il verde non viene tenuto come sarebbe necessario in condizioni ideali, però vorrei ricordare, approfittando della sua domanda, che noi non solo il denaro non l'abbiamo, ma la situazione sul Covid non è peggiorata solo per i commercianti, per i lavoratori, per le attività produttive, per tanta gente che sta veramente con le lacrime agli occhi, è peggiorata anche per noi. Perché noi abbiamo molte meno risorse di prima che già erano quasi inesistenti. Quindi non è che voglio trasformare l'autocritica in encomio, per carità. Però che la gente abbia consapevolezza che mentre altri pensano al proprio destino personale con le campagne elettorali, chi pensa agli equilibri politici, chi pensa alle proprie carriere, noi non ci siamo fermati un attimo per cercare di manutenere la città, migliorarla e dalle scuole agli alberi, alle strade. Questa è la situazione. Quindi faremo il massimo, come sempre, non ci risparmieremo, poi si possono fare errori, poi si vivono anche momenti in cui le cose si mettono storte, sempre. Vedete quello che è accaduto alla Galleria Vittoria, e davvero non ci voleva, perché la Galleria Vittoria ci ha dovuto far. Ne parleremo dopo. Ritorniamo un attimo a parlare della pioggia e del maltempo. Indubbiamente il verde lo abbiamo analizzato, insomma, andrebbe tenuto meglio, ma c'è anche un altro problema, insomma, che sembra banale per il cittadino: strade allagate a causa dei tombini otturati. Anche lì, magari con una prevenzione adeguata, si potrebbe evitare, anche perché ormai sappiamo è una stagione delle piogge, anche le piogge molto intense. C'è anche da dire questo: cade copiosa la pioggia, di conseguenza i danni già normalmente, se tutto fosse efficientato, ci sarebbero, figuriamoci quando poi i tombini sono anche otturati. Anche qui sembrerà strano perché non sempre le cose buone che facciamo trovano adeguato risalto. Io credo, basta vedere i dati, quindi non è una mia opinione, basta vedere i numeri che abbiamo realizzato negli scorsi mesi. L'amministrazione comunale ha fatto un'operazione sui tombini e sulle caditoie che non si vedeva, ma non so veramente da quanti anni. Quindi addirittura in piena estate abbiamo lavorato in tutti i quartieri, dalle periferie al centro, e questo è stato un lavoro straordinario che ha impedito tragedie più grosse, perché la quantità d'acqua che è caduta provoca chiaramente le immagini che state mostrando, ma se non avessimo fatto quell'opera di azione e di prevenzione sui tombini e le caditoie avremmo visto molto peggio, come è accaduto anche altre volte nel passato nella nostra città. E come è accaduto anche in altre città d'Italia. Quindi ripeto, l'attenzione dalle caditoie ai tombini, al verde, alle strade, al dissesto idrogeologico, agli edifici, per quello che possiamo fare con le risorse umane, che vorrei ricordare che tra pensionamenti e quota 100 ho meno della metà dei dipendenti che aveva la signora Rosa Russo Iervolino, la mia cortese sindaco che mi ha, diciamo, anticipato prima che io diventassi sindaco, e invece non, ancora non arrivano iniezioni di nuovo personale, non ci abbiamo, per avere la proroga dei poliziotti municipali che scadono il 31 di dicembre di quest'anno, stiamo brigando, come dire, per cercare col governo di ottenere almeno questa. La situazione, guardate, certe volte veramente è ai limiti della tenuta, è ai limiti della tenuta. E se si mette pure il maltempo, chiaramente si vede Certo. di più. Ma non è che se c'è il sole
non ci sono le ferite. Le ferite purtroppo sono molto forti e anche molto pericolose in alcuni casi. Assolutamente. Lei prima accennava alla Galleria Vittoria. Galleria Vittoria posta sotto sequestro, naturalmente chiusa. Prima era stata chiusa soltanto in un senso di marcia e già il caos regnava per quanto riguarda il traffico in quella zona. Naturalmente con la galleria chiusa lei ha dovuto prendere una decisione che io credo le ha fatto veramente male a livello personale, la riapertura del lungomare. Ma guardi, a me ha fatto male, sta facendo male quello che sta accadendo in città, dalle cadute degli alberi alla chiusura della galleria. Purtroppo questi sono quegli eventi veramente eccezionali di emergenza da protezione civile che un amministratore di buonsenso, anche se deve prendere una decisione dolorosa, va presa. Quindi abbiamo preso una decisione saggia, necessaria. Stiamo collaborando con la Procura, ovviamente ridurremo veramente all'essenziale, ovviamente d'intesa con la Procura, i tempi necessari per la riapertura, stanno già lavorando e chiaramente la nostra attenzione per evitare situazioni di emergenza ulteriore di protezione civile, abbiamo dovuto togliere la ZTL in Piazza Dante e riaprire in un senso di marcia. Via Partenope, ovviamente entrambi i dispositivi saranno immediatamente ripristinati non appena verranno messi in sicurezza, cioè ci auguriamo nel giro di pochissimo tempo le mura, le pareti e il soffitto della Galleria Vittoria. Quindi adesso stiamo anche lavorando per ulteriori aggiustamenti su via Chiatamone, dove si forma un po' un imbuto per chi viene, diciamo, dal centro, dalla zona orientale, per andare verso Fuorigrotta e Posillipo. Anche oggi abbiamo lavorato su dei correttivi per allargare il flusso su via Chiatamone. Devo dire, consentitemelo di dire, perché poi lo sapete, ci pigliamo critiche, mazzate, ci addossano soprattutto alcuni organi di informazione la responsabilità anche della nascita dell'essere umano. Ma quello che è stato in grado di fare il personale della SIA, di Napoli Servizi, della Polizia Municipale, della Protezione Civile, con la collaborazione straordinaria dell'Esercito, che in poche ore noi abbiamo dovuto cambiare i dispositivi di traffico, la viabilità in New Jersey, è stato un lavoro incredibile. A dimostrazione, vedete, che c'è tanta gente, guadagnando anche molto poco, si dà da fare per la città. Io chiedo davvero, col cuore in mano, e con tanta consapevolezza delle difficoltà e della pazienza dei nostri concittadini di collaborare, perché questo è uno dei momenti davvero complicati, perché c'è una pandemia che mai nessuno di noi avrebbe voluto vivere, quindi o si tiene, o stiamo uniti, o si lavora per uno spirito di comunità, oppure diventa ancora tutto più difficile. Quindi chiaramente una previsione sui tempi lei non la può fare, chiaramente ci si augura che i tempi siano brevi, anche perché andiamo sempre più incontro a delle scadenze importanti, i tanti cantieri aperti, insomma sono tutte situazioni che creano Sì, chiaramente caos nel traffico ancora di ah, più. E anche il Covid, anche poiché chiaramente il trasporto pubblico non può viaggiare nemmeno esatto, bravo. a pieno regime, insomma. Volevo aggiungere qualche considerazione di questo tipo, cioè che da un lato effettivamente ci sono molti cantieri, che da un lato è un fatto positivo perché sono riqualificazioni richieste dalla cittadinanza. E che noi stiamo realizzando, pensate a Corso Vittorio Emanuele, pensate alla chiusura di Via Nicotera fino al 7 ottobre, pensate agli altri cantieri, pensiamo però anche appunto alla sfortuna del momento in cui per responsabilità del Covid e non nostra la capienza sui mezzi pubblici può essere ridotta. Poi guardiamo alcune buone notizie, come per esempio visivamente l'aumento degli autobus nella nostra città, però l'altrettanto brutta, cattiva, è davvero malefica notizia che ogni tanto registriamo quasi quotidianamente sui guasti e sulle assenze nella linea 1 e nella funicolare. E insomma, sono tutte cose che poi al cittadino pensante, perché i napoletani hanno fiuto, cervello, oltre che un grande cuore, rifletteranno del come mai stanno accadendo anche altre cose nella nostra città, si faranno un'idea. Mentre tutti riflettono, pensano giustamente, criticano e ragionano, noi operiamo perché possa sempre migliorare la situazione e che soprattutto non ci siano atteggiamenti di ostacolo
nei confronti della città e dei napoletani. Quindi lei crede che ci sia comunque in atto un boicottaggio, insomma, tutti questi stop tecnici o, insomma, per malattia dei dipendenti non la convincono nella maniera più assoluta anche da ex pubblico ministero, insomma, non la convincono. No, ma è assolutamente fisiologico che tra le 5 e le 5:30 del mattino arrivino 6 certificati medici. Io lo penso da pubblico ministero, ritengo che è una cosa assolutamente normale, che accade ogni giorno. Accade ogni giorno, qua ogni mattina, proprio tra le 5 e le 5 e mezza arrivano 10 certificati medici. È la quotidianità, mi sembra la normalità quello che sta accadendo, non nulla di strano. Sindaco, torneremo a parlare di questo. Parliamo anche di politica. L'avevamo detto, insomma, che ritornavamo sui temi politici. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a sorpresa, anticipando tutti, ha formato già la giunta che si insedierà di qui a qualche giorno, quando ci sarà la programmazione. E entra in giunta una persona che, insomma, in qualche modo lei ha incontrato nel suo percorso come sfidante, perché entra in giunta l'ex prefetto Mario Morcone, che era candidato a sindaco del Partito Democratico proprio a Napoli. Cosa ne pensa di questa giunta? Insomma, un quadro se lo sarà fatto, insomma, a livello politico. Ricordiamo che De Luca aveva 15 liste d'appoggio, per quanto dice di avere le mani libere e gli crediamo, però, insomma, ha dovuto comunque tener conto di chi ha portato tanti voti. Ma qualche considerazione di carattere generale. La prima, un augurio sincero di buon lavoro, ovviamente non solo al presidente De Luca, a tutta la giunta, e un saluto affettuoso anche a Mario Morcone, che poi con gli anni abbiamo stabilito anche un bel rapporto personale. Chiaramente tutti ricorderanno la clamorosa sconfitta di Mario Morcone come esponente del Partito Democratico, ma più che una sconfitta sua, devo essere sincero, fu una sconfitta del partito che sconfiggemmo nel 2011 e poi ancora in maniera forte ed evidente nel 2016. Io non, per lo stile che mi contraddistingue, io non posso esprimere giudizio su una giunta, che è una giunta, diciamo, come dire, fatta da un presidente di cui è notorio io essere avversario politico, quindi io valuterò la giunta esclusivamente dai fatti, cioè senza nessun pregiudizio, e il mio è un augurio sincero di buon lavoro. Mi sembra di capire, ma anche questo lo comprendo e probabilmente fa anche bene il presidente De Luca, se teniamo conto del risultato che egli ha avuto, che è un risultato fortissimo, a concentrare su di sé in maniera assolutistica un po' tutti i poteri, perché le deleghe più importanti le ha mantenute per sé, quindi, Sanità. come dire, lui ha voluto dare ulteriormente la prova di essere autosufficiente anche dai partiti. È un'altra considerazione di natura politica che credo che in Campania si sbagli a dire che ha vinto il centro-sinistra. Io penso che in Campania ha vinto il centro-destra, perché abbiamo un presidente che è di destra. E penso di non offendere né il presidente né le persone di destra, perché De Luca, a mio avviso, è un uomo di destra, e non c'è un consigliere eletto che abbia una qualche idea, seppur lontana, di sinistra. Quindi abbiamo o consiglieri di centro o consiglieri che vanno verso la destra. Quindi la Campania, da un punto di vista della storia dei consiglieri, è una giunta, è una maggioranza più che giunta, è una maggioranza di centrodestra guidata da un presidente di destra. Ricordiamo che il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che lei definisce di destra, è iscritto al Partito Democratico e chiaramente nella sua Ma giunta è secondo me presente anche l'aria. è più di sinistra Caldoro. Qualcuno lo pensano in molti, l'area ha aperto naturalmente a Renzi, insomma, a Italia Viva anche nella sua giunta, insomma, si vede evidente questo spostamento verso Renzi, insomma, non ha accontentato molto proprio il PD. Beh, il PD non ne esce bene da queste elezioni regionali, nonostante si sono spesi tantissimo per De Luca, è evidente, ha pochi consiglieri, non ha consiglieri di sinistra, quindi anche i gruppi e i partiti alla sinistra del PD sono andati molto male. Questo dato politico fa ovviamente riflettere. Italia Viva, insomma, è un'operazione che assomiglia molto all'Udeur di Mastella, in Campania, insomma. Questo spostamento in quella lista di persone che poi erano portatori di voti. Quindi, da questo punto di vista, mi sembra che in Regione Campania
si sia creata una maggioranza in cui ci sono una serie di persone che sono portatori di voti, vediamo se sono anche portatori di una buona legislatura regionale e di buon governo. Io penso che non avremo, pur augurandomi il contrario, una stagione di un governo illuminato da parte della regione Campania. Chiaramente le regionali già insomma, sono archiviate, si guarda in maniera prospettica verso un colloquio insomma, teso alle prossime competizioni elettorali, prima fra queste sicuramente le elezioni comunali, un'elezione importante perché si vota appunto anche per il sindaco di Napoli. Il Partito Democratico si è detto aperto ad un possibile dialogo con il Movimento 5 Stelle e anche insomma, a parlare con altre forze politiche. Chiaramente, purché ci sia discontinuità con la precedente amministrazione. E insomma, quindi De Magistris non può dialogare con questo centrosinistra che si va a formare? Due considerazioni. La prima, Luigi De Magistris non sarà più candidato, quindi questo, diciamo, ovviamente cambia tante cose perché è naturale che ci sia già solo per questo una discontinuità. E che poi il Partito Democratico, che abbiamo pesantemente sconfitto in questi 2 anni, quindi parla da chi ha avuto sonore sconfitte in questi anni, è chiaro che chieda discontinuità, però da una parte chiede discontinuità, dall'altra parte dice che vuole dialogare. Io al dialogo ci credo perché l'abbiamo anche messo in campo, però se volete dirla tu, se volete che la dica proprio tutta, anche perché conoscete la mia franchezza, io non mi fido politicamente parlando. E in questo momento non mi fido soprattutto del livello locale. Sinceramente, del PD e dei 5 Stelle. A livello nazionale si parla un linguaggio assolutamente dialogante, costruttivo, corretto, pieno anche di visioni della contingenza e del futuro. Però la politica mi ha insegnato che con le parole puoi camminare, ma a un certo punto cadi. Adesso il tempo sta scorrendo, non è più sufficiente parlare, forse per loro è sufficiente parlare perché essendo 2 partiti forti, anche se arrivano fino a marzo, poi troveranno la quadra nelle poltrone romane tra le varie città, Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli e Cagliari, la caleranno dall'alto e la vorranno far digerire, ma noi non ci possiamo stare in un'operazione di questo tipo, noi siamo piccolini, noi siamo Davide contro Golia, siamo quelli che amministrano la città più bella del mondo, ma senza partiti, senza apparati, senza compromesso morale, senza inciuci, senza impresentabili. Allora noi è chiaro che ci dobbiamo muovere in anticipo, essere pronti in questo precampionato della politica per costruire una squadra. Io mi sono messo a fare da questo punto di vista l'allenatore, stiamo lavorando per fare una squadra vincente. Poi questa squadra può anche trovare dei punti d'intesa con altre squadre, provare a giocare insieme, fare una mescolanza, ma altrimenti dobbiamo essere pronti a fare un campionato da protagonisti e da vincenti. Se vuole la mia previsione, adesso al di là delle parole, anche belle come quelle di Fico, piene così di raggi di sole che illuminano, ma raggi di sole che li vedo non molto profondi e non molto lunghi, io mi preparo e noi ci prepariamo a correre da soli perché sento puzza di tranello. Lei insomma, sicuramente vuole giocare d'anticipo, questo si è capito parlando sempre usando sempre metafore calcistiche e sicuramente a lei pesa anche probabilmente la vicenda del suo appoggio alla candidatura al Senato per le elezioni suppletive di Sandro Ruotolo, dove lei insomma, si fece promotore in qualche modo insieme anche al Partito Democratico di questa candidatura, ma poi insomma, Sandro Ruotolo non si sa perché ha preso ben le distanze da lei. Quindi quando ha detto, insomma, io non mi fido, qualche riferimento a questo episodio c'è, e poi ci Ma salutiamo. sa, non credo che ha preso le distanze da me Sandro Ruotolo perché c'è troppo un'amicizia antica, un rapporti su temi delicati, è un legame che non si può rompere. Io rivendico la scelta di Sandro Ruotolo, rivendico di averla proposta al Partito Democratico e alle altre forze del centro-sinistra. Sono contento che fu accolta da loro in maniera positiva. Credo che Sandro Ruotolo, senza il nostro appoggio, senza l'appoggio di Dema, non solo non sarebbe stato scelto, ma non sarebbe stato nemmeno eletto. In politica ho imparato che la generosità, come dire,
non è sempre una dote di tutti, però questo, come dire, ci dispiace, ma siamo contenti di aver eletto un ottimo senatore. Poi sono convinto che con Sandro ci ritroveremo e Sandro, nel momento in cui formeremo la squadra, secondo me non potrà che accogliere positivamente la squadra che stiamo mettendo in campo, perché lui ha sempre parlato di legalità, di giustizia, di lotta alla camorra, di amore per Napoli. Quindi, al di là della vicinanza romana che l'ha portata verso il Partito Democratico, quando verrà a Napoli respirerà un'aria pulita e un ossigeno democratico che lo convincerà. Sindaco, noi la ringraziamo, la settimana prossima la vogliamo qui negli studi di Televomero, all'ente di ingrandimento. Arrivederci, una piacevole serata e grazie a tutti voi per averci seguito. Ci sarò. Buona serata, arrivederci. Buona serata.